Buonasera signore e signori, sono Ash88, benvenuti con una nuova parte della nostra guida Pokémon Rubino. Quest'oggi siamo nella nostra base segreta sul percorso 11, dove appunto avevamo lasciato la scorsa parte. E cosa molto fondamentale, vediamo un po' la squadra a che livello è. 25, 25, 25, ok, allora, Swello. Ok, così. Metang davanti, Swello secondo. Ancora non un repellente. Affrontiamo un'altra relatrice. Anche tu sei alla ricerca di Pokémon. Esatto. Allora, vediamo un po'. Parte la sfida di Commirta, ragazza delle fiabe. Si manda in campo Spoink, il maialino tipo psico, che si evolve a livello 32-31, non mi ricordo quando, in Grampinch. È un maiale quello, direttamente volevo usare inseguimento, invece ho sbagliato tasto alla grande. Però tanto c'è Metang che sconfigge sempre tutti. Perfetto. Mowil, per Mowil lasciamo Metang. Vediamo un po'. Prepotenza di Mowil tenta di abbassarci l'attacco, ma ovviamente il nostro corpo chiaro evita di tutto ciò. Usiamo Cozzata Zen. Non è molto efficace, pensavo togliesse un pochino di più. Usiamo Orso. Invece quello sì che è super efficace. Usiamo di nuovo Cozzata Zen. Ok. Usa presa il Mowil, potevo utilizzare direttamente morso, però vabbè. Allora, Mowil che ha anche una iper mega evoluzione, che è Mowil Mega, è veramente bello la mega evoluzione, solo che è totalmente inutile come Pokémon, cioè non è molto forte come statistiche. Allora, qua c'era una volta, pensate un po', c'era una volta una che curava i Pokémon, fammi vedere. Eccola qua. Signora! Oh mamma mia, la tua squadra è affaticata. Qui puoi fare una pausa, è una buona idea, vuoi riposarti? Ovvio. Lei ti stupra nel sonno in realtà, senza vasellina. Allora, oh mamma mia, la tua squadra è ancora stanca, riposita ancora. Cioè, qui è praticamente un circolo infinito, voi non ne uscirete mai se cliccate sempre di sì. Allora, una volta usciti c'è questa qui che non so chi è. Ho una fiodere piante ogni giorno, sono sbocciati molti fiori, sono spuntate anche molte vacche. Eccole, prendine una vacca Lampol. Ovviamente quelle non gliele ciulo perché, cioè, sono le sue, mi scoccia. Allora, vediamo qua. C'è un'ultima allenatrice, un'ultima. Ok. Allora, questa ha un Wingull, inizia. Vediamo un po' con Metang di utilizzare Metal Testata. Si attacco rapido Wingull che ci toglie uno addirittura. Alla grande. Di nuovo Metal Testata. Usa nebbia Wingull, quindi non possiamo modificarlo di stato. Intanto credo che con una Metal Testata domani già poi passi avanti. Esatto, alla grande. Ok. Un po' puro, sarà il 26, ottimo. Tenta di parare pugno scarica. Fammi vedere un po'. Pugno scarica di tipo acciaio. Chi la usa con una. Attacca con una scarica di pugni veloci con questa mossa si colpisce i primi. Tolgo ferro scudo. Perché è una mossa che siamo quando siamo in difficoltà, che proprio un avversario ha poco di vita, può essere sempre utile. Machamp sarà il livello 27 e manderà Numel, quindi ottimo livello di Machamp, utile per distruggere e asfaltare questo Numel. Allora, cose nuove non ci sono, anche perché sto registrando dopo la precedente parte, dopo la parte 16, questa è la 17, quindi proprio alla grande. E altre cose da dirvi non ce l'ho. Ah sì, questa ve la volevo dire. Ho ritrovato, come vi avevo già accennato nella precedente parte, le mie vecchie carte dei Pokémon. Praticamente ce l'ho. Ho fatto un album, ne ho tantissime, però ho fatto un album quando ero piccolo con tutte quelle della prima generazione.
Ovviamente non sono tutte, nel senso che alcune sono di una edizione, altre sono di un'altra, cioè, le messe così, però da Bulbasaur praticamente a Mewtwo poi sono quelle un po' più speciali. Se li volete vedere, fatemelo sapere, insomma, ditemelo, che io comunque sia trovo il modo, cioè ci faccio un video con le carte. Allora, proseguiamo verso Blu Ruvia, percorso 113. È stata dura arrivare fin qui. Stavo facendo una sosta per riprendermi. Che lei è andata a destra e noi siamo andati a sinistra. Come ha fatto a venire prima su? Anche la tua squadra mi sembra molto stanca. Adesso forse posso fare qualcosa. Anzi, vizietto. La tua squadra di nuovo in forma. Ecco fatto. Sto andando a trovare il professor Cosmi, uno studioso noto per le sue ricerche sui meteoriti. Lui e mio padre, il professor Birch, stanno lavorando a una tesi secondo la quale potrebbe esserci un legame tra i meteoriti e i Pokémon. Non può mancare molto a Brunifoglia, forse ancora un piccolo sforzo, infatti perché non mi ricordo cosa ho detto, ma era Brunifoglia. Allora, qua è importante utilizzare il repellente perché dai Pokémon selvatici ci si ammazza. Altri allenatori, cavolo, non è che non avrei tanta voglia ora di sfidarli, eh. Ovviamente le musiche sono spettacolari, cioè io veramente ringrazio vivamente tanto chi è quel giapponese che ha deciso le colonne sonore. Credo che sia un giapponese perché è tutto giapponese. Secondo me ha fatto una cosa bestiale, ecco. Però, allora, questo va nel campo Trapinch a livello 19 e noi usiamo gli aerei assalto. Grandissimo suelo, anche un brutto colpo alla grande proprio. Ok, la prossima scelta sarà un Electrike. Con Electrike io manderei Mastoff perché può utilizzare colpo di fango. Volevo mettere Breloom, però non c'ho mosse, insomma, che lo possano aiutare, quindi meglio di no. Quindi Federico Bullo manda in campo Electrike a livello 19. Noi usiamo Pantano Bomba. Intanto Electrike usa attacco rapido, Pantano Bomba, e alla grande. Oh, super efficace. Ottimo. Il duello sarà a livello 26 e abbiamo sconfitto Federico, che ha la maglia con Sableye, con la faccia di Sableye. No, è un ninja. Ah, cavolo, c'erano anche sti ninja, mo. Allora, Ninja Boy. Siamo Ninja Boy veramente. L'ho detto il Ninja Boy per dire. Proprio sono Ninja Boy vero. Allora, Koffing. Io volevo mettere però. Tipo. Non si può spostare. Volevo mettere aria assalto subito prima, però niente. Koffing rimane con un PS. Ma com'è possibile? Meno male, guarda, meno male. Che non era possibile, con un PS massimo 2 puoi resistere, uffa. Allora, vediamo un po', un altro Koffing. Questo mi ha già stancato. Usa i Koffing per mascherarsi. Dai, dai, dai. E poi, non so se questo la sapete o meno, i ninja in realtà non erano come ve l'hanno anche sempre fatti immaginare, perché non erano vestiti di nero tutti bardati. Allora, i ninja in Giappone, perché sono giapponesi, praticamente erano vestiti come tutte le persone normali. E voi vi direte: ma come, ma cosa dici, esci, sei di razzata perché sono sempre stati neri? No, allora praticamente i ninja erano vestiti come le persone comuni, perché voi pensateci bene, voi dovete andare a uccidere, faccio l'esempio macabro, però vabbè, un fegatario di Tokyo, ma Tokyo a mare, e praticamente l'unica cosa che è infiltrarsi, perché tipo c'ha le guardie dappertutto, però fa passare sempre i contadini che gli portano il riso direttamente nei magazzini. Allora, dovete uccidere questo Shogun, via. Allora, cosa succede? Che non ho il cura totale, fammi delle bacche. Oh, bene, perfetto. Ovviamente un ninja, uno vestito di nero, tutto di nero, cavolo,
Dov'è? Lì. Dai, dai, fammelo prendere, che non so che Pokémon è. Puoi vedere. Voi pensate, c'è un'ombra tutta nera, mezza ai contadini, così dicono, beh, un Sengshiyu, grandissimo. Lo vorrei prendere quasi quasi, perché c'ha... Boh, vediamo un po', proviamo a catturarlo. Se resiste con l'aereo assalto, magari c'ha qualche abilità particolare. Insidia. Bellina come mossa. Comunque sia, vi dicevo, voi pensateci un po', che questo qui è... Se voi siete un ninja, vestito tutto di nero e vi dovete intrufolare, o vi intrufolate la notte, ma infatti quello lo utilizzavo la notte, però di giorno no. Però i ninja, per chi veramente ama l'arte giapponese, io un po' l'ho studiata, per la maggior parte colpivano di giorno, e non è che colpivano con... non c'avevano le katane, cioè ce l'avevano, ma non è che un contadino all'epoca che andava nelle risaie non c'aveva la katana, uno perché non le poteva permettere, due perché non la sapeva usare, c'erano talvolta i contadini che sapevano usare l'armi. Comunque sia, sto sviando. Venivano, loro si vestivano come le persone normali, cioè se avete presente quelli che lavorano nelle risaie, cioè hanno il cappello quello triangolare tipico di paglia, si è dato una mannata sulle palme e praticamente cosa succedeva? Che si vestivano con degli stracci per confondersi tra di loro e poi riuscire ad entrare e ad uccidere le persone. Avevano magari, non so se a qualcuno è mai capitato di vedere alcune armi, per esempio il Nunchuck è stato preso, quello che... c'è anche Bruce Lee, è stato ripreso da da una vecchia, praticamente pala si dice, o zappa, che veniva utilizzata, era stata legata con due fori perché si era spezzata a metà. Poi praticamente utilizzata come un nunciaco perché poi si era aperta, uno l'ha usata come autodifesa, insomma usate l'immaginazione, questi due stecchetti erano uniti, poi si sono staccati ma tenuti sempre insieme dalla corda. Oppure vi faccio un altro esempio, la lancia, quella con le crine di cavallo rosse che servono per distrarre l'avversario. Praticamente quelle lì derivano sempre una zappa, da una pala, che poi gli sono stati attaccati quelle crine perché veniva utilizzata per uccidere una persona. È stata utilizzata per uccidere una persona e poi cosa è successo? Che si è stata imbevuta, perché quei filini lì una volta ne erano neri, sono stati imbevuti di sangue e il rosso praticamente disorienta l'avversario, quindi l'hanno utilizzata in maniera di autodifesa. Ecco, queste sono alcune, poi ce ne sono talmente tante le armi ninja che non avete idea, ma nemmeno io, perché non è che gliele fabbrico. Comunque sia, sta di fatto che i ninja si vestivano in un modo normale, non tutti di nero si vestivano la sera. Che c'è? Che vetreria, c'è vulcanica. Allora, qua dalla vetreria lì c'è un Pokémon. Fatto anche la sua a me piacerebbe ricatturare Skarmory, che si trovava sempre per qua, mi sembra sulla versione Zaffiro. Se raccogliete tanta cenere vulcanica vi danno degli strumenti alla grande. Io ho detto che Skarmory si trovava soltanto in una versione, in realtà si trova anche in questa. Vi appunto da questa cenere vulcanica, caduta appunto dal vulcano, e appunto utilizzando quella cenere avete l'opportunità di creare degli strumenti, alcuni tipo per il risveglio dei Pokémon, eccetera, eccetera. Quindi se vi interessa passate 10 giorni lì e poi vedrete. Allora, questo Skarmory in effetti sarebbe anche utile perché ha Levito Roccia, può imparare Punte, che ogni volta che il Pokémon viene switchato dell'avversario perde un po' di punti a seconda delle punte che avete messo. Se ne mettete una perde un terzo, poi due terzi e poi tre terzi di danno fa, ecco. Quindi è un buon leader, una volta si utilizzava, almeno quando giocavo io anche sul Pokémon online, per riuscire a indebolire, scusatemi, il Pokémon avversario. Allora, questo però ci sta rompendo le scatole perché non vuole essere catturato. Ce l'aveva anche Rocco, mi sembra, almeno quando ci giocavo io a Pokémon Rubino ce l'aveva anche lui uno Skarmory, però... Allora, usiamo un'altra Pokémon, ce ne è rimaste tre, non è che ce ne è rimaste tantissime, vediamo.
Forse questa è la volta buona. Vediamo, uno, due, tre alla grande. No, dai. Comunque, schermo è un po' tipo acciaio volante. Ha un'ottima difesa, devo dire che ha un'ottima difesa e un buon attacco. Se vi serve un Pokémon volante, non volete prendere il vostro caro classico duello di fiducia, ripiegate pure su Schermori perché si trova anche su Pokémon Rubino. Ora magari dentro una ciofeca e si trova soltanto su Pokémon Rubino, però vabbè. Usiamo un'altra Pokéball, è estremamente raro, non è facile da trovare. Io mi ricordo che quando giocavo su Game Boy un'oretta buona per trovarlo, che cioè, non è facile. E però porco cane, non si riesce a catturare. Vediamo un po', ho una Pokéball e una Premier Ball. Vediamo, 1 2 3, niente, 2. Con l'ultima Premier Ball, se non mi riesce questo schermo lì se ne può andare a fare in tasca, tanto. Dai, via con la Premier Ball, se non ci riesce, niente. La Premier Ball, che è praticamente una ball, una Pokéball normale, solo colorata di bianco, che vi danno dopo 10 Pokéball. Acquistate, e allora Maremma Maiala, noi non si può a catturare uno Schermoli, niente. Tanto oramai l'avete visto, insomma, Schermoli è questo, chi non ha mai visto uno Schermoli. Grazie a questo Schermoli abbiamo perso 10 minuti di parte praticamente. Spero che vi sia piaciuta, alla prossima arriveremo a Brunifoglia, votate, commentate e iscrivetevi. Un ciao da 78, ciao ragazzi!